Buonasera, buonasera a tutti, questo è Genovirus che vi parla, è Mario Lattanzio. Abbiamo aperto con le immagini delle 5 giornate, lo sciopero delle 5 giornate di Genova, lo sciopero dei lavoratori di AMT, l'azienda municipalizzata dei trasporti liguri, cioè non liguri, genovesi, scusate, che nei mesi scorsi, ricorderete, fece parlare di sé su televisioni e giornali nazionali e che nacque quasi in concomitanza con la rivolta dei forconi, anche se le due cose erano differenti. In quei giorni a Genova anche i cittadini capirono in qualche modo che le sorti dell'azienda dei trasporti pubblici genovese forse interessava anche loro, anche noi, e quindi si percepì, come dire, una certa solidarietà verso i lavoratori nonostante i disagi che questo sciopero comportò. Non fu questo il parere dell'azienda, che sanzionò poi i lavoratori per interruzione di servizio pubblico. Ebbene, comunque quello sciopero, se vi ricordate, culminò un po' con l'occupazione, abbiamo delle immagini, dell'occupazione del Consiglio Comunale da parte dei lavoratori di AMT, anche dei comitati, dei cittadini, e c'è stato poi l'intervento del sindaco, che ascoltiamo un estratto di questo intervento. Il comune si trova ad essere azionista di un gruppo ampio di aziende che sono tra loro diverse, si muovono in settori diversi, hanno dei problemi diversi, rispondono anche in molti casi a delle norme di legge diverse. Queste aziende erogano servizi ai cittadini e garantiscono la presenza dell'amministrazione comunale in una serie di ambiti. Questo è il primo punto. Noi abbiamo un insieme di aziende. Secondo punto, come dicevo, il quadro delle norme che riguardano queste aziende è vario ed è specifico, azienda per azienda. Terzo punto, il comune come azionista di queste aziende si trova a dover rispondere a due esigenze fondamentali: erogare dei servizi ai cittadini, gestire al meglio le aziende che sono o controllate o partecipate dal comune, perché la gestione al meglio di queste aziende risponde a due esigenze che noi dobbiamo assolutamente considerare. La prima, gestirle bene vuol dire evitare che queste aziende falliscano, come è successo ad aziende pubbliche, come può succedere ad aziende pubbliche, ed è una cosa che noi vogliamo evitare. È una minaccia. E il rischio, soprattutto in alcuni casi, è evidente e nessuno può far finta di non vederlo. Primo, evitare che le aziende falliscano, per tutelare i servizi, per tutelare anche le aziende e i lavoratori che sono impegnati. E altra cosa, per evitare di buttare in un pozzo i soldi dei cittadini. Non ci sono, dove sono? Ma dove sono? E finisce così, per evitare di buttare in un pozzo i soldi dei cittadini. E insomma, era la rivolta, era lo sciopero dei 5 giorni di Genova che culminò con l'occupazione del Consiglio Comunale, e ci fu anche poi l'accordo raggiunto con una votazione insomma, che per i modi e i tempi sembrava un pochettino ricordare anche la ghigliottina che da lì a poco sarebbe arrivata sulle discussioni anche nella Camera dei Deputati. Fu lo sciopero delle 5 giornate. Questa sera avevamo detto all'inizio della prima puntata che avevamo parlato di privatizzazioni, ne parliamo questa sera. E nel farlo mi avverrò della presenza di due amici che vi presento subito. Sono Michela Costa del Circolo Arci Zenzero e Pio Cosentino, che già conoscete, di ATTAC, del Forum dei Beni Comuni. Buonasera. Buonasera. Allora, voi questa sera siete qui perché presenterete una proposta che è un po' un'alternativa alla privatizzazione. Noi cerchiamo di tutelare il territorio, e anche le privatizzazioni sono una cosa che insomma, minaccia il territorio, perché con le privatizzazioni e con l'unico scopo di profitto delle aziende è chiaro che la tutela della salute pubblica e dei diritti dei cittadini viene meno. Avete presentato già mercoledì scorso al Circolo Zenzero questa iniziativa, questa proposta. Com'è stata la risposta del pubblico? Chi vuole rispondere? Ma la risposta del pubblico
è stata buona, c'è stato molto interesse e sono state fatte parecchie domande e sono stati diversi interventi. Quello che abbiamo osservato è che gli interventi sono stati soprattutto sulla parte di denuncia e meno sulla parte propositiva e sulla parte rivolta al futuro. Questo avrà dei motivi, forse perché tutti quanti facciamo fatica a vedere il futuro in questo momento. È una cosa molto difficile adesso avere questo sguardo. Però penso che invece sia la parte più importante del discorso che noi vogliamo fare. E spero che stasera qualcuno ci faccia delle domande su questo e che questa parte venga valorizzata adeguatamente. Sì, allora noi abbiamo registrato con il nostro guido ribattezzato The Voice la presentazione che avete fatto con le slide. Adesso ne andiamo a sentire i primi interventi, il primo pezzo, e iniziamo a capire anche chi è il Forum dei Beni Comuni, perché siete voi, ma vediamo anche cosa fa e qual è la sua mission, e dopo ci inoltriamo nella ragnatela delle partecipate che tra l'altro dobbiamo ringraziare Giovanna Profuma che ha inventato questo titolo Partecipate, che è il nome dato alle aziende con partecipazione, aziende pubbliche con partecipazione privata, ma è anche il consiglio che vogliamo dare ai nostri web spettatori sui temi che riguardano la nostra città. A proposito di questo, vorrei ricordare che potete intervenire e partecipare appunto facendolo attraverso la nostra mail, che è genovirus.live@libero.it, e anche attraverso gli sms al 338 327 6350. Allora adesso se riesco a trovare il pezzo, eccolo qua, ci vediamo questo primo pezzo che racconta un po' chi è il Forum dei Beni Comuni, e poi entriamo nella ragnatela delle partecipate genovesi conoscendo IREN. Il Forum dei Beni Comuni è un raggruppamento di movimenti, comitati e associazioni che hanno assunto i beni comuni come un valore da tutelare e da affermare. I beni comuni offrono anche modelli di socialità e gestione dell'economia alternativi agli attuali. La privatizzazione, invece, trasforma in proprietà private i beni di tutti e per tutti. Il risultato è l'aumento delle diseguaglianze e la distruzione dell'ambiente. Questa è Genova, la nostra città, che si stende in una striscia di terra fra mare e monti. Genova è una città dove circolano quasi esclusivamente mezzi pubblici, l'aria è pulita e il traffico scorrevole. La raccolta della spazzatura avviene porta a porta in modo differenziato. Una cintura agricola e di orti circonda l'abitato, fornendo prodotti freschi, in gran parte biologici, per il consumo della popolazione. I lavoratori pubblici sono numerosi, motivati e organizzano i diversi servizi locali, i servizi pubblici locali, in modo integrato tra loro per garantire equilibri economici, ecologici e giustizia sociale. I piccoli centri che gravitano nell'area metropolitana sono accoglienti e ricchi di iniziative sociali e culturali. Tutta la popolazione partecipa alla vita urbana ed è coinvolta attivamente nelle scelte dell'amministrazione civica. Purtroppo questo era un sogno ad occhi aperti. La realtà è molto diversa, come tristemente ci ricordano queste immagini. I vari servizi gestiti dalla mano pubblica sono spesso caratterizzati da un'efficacia modesta rispetto alle funzioni da svolgere e alle esigenze della popolazione, e da efficienza scarsa o nulla, cioè un rapporto squilibrato fra ricavi e costi. Con la caduta della Prima Repubblica, Mani Pulite, la svalutazione della lira del 1992, si andò affermando l'idea che tutto il settore pubblico fosse caratterizzato da trasandatezza e inefficienza e che per risanare l'Italia sarebbe stato necessario affidare la gestione ai privati, efficienti per definizione. In particolare, i servizi pubblici come l'acqua, la gestione del ciclo dei rifiuti, i trasporti, la telefonia, sarebbero migliorati se sottoposti alla concorrenza e alla ricerca del profitto. Perciò in pochi anni fu svenduto tutto l'immenso patrimonio pubblico industriale, bancario, infrastrutturale e avviata la privatizzazione dei servizi pubblici locali con la trasformazione delle aziende municipalizzate in società per azioni.
A Genova questo percorso è stato completato in un solo caso, l'acqua. Da azienda municipalizzata a divisione di una grande holding finanziaria, Iren S.p.A. Una società che non produce niente di utile, ma centralizza i flussi di denaro e il potere che ne deriva. AMGA, azienda municipalizzata gas e acqua, nasce nel 1922 per distribuire elettricità. Poi, dal 1937, comincia a gestire anche alcuni acquedotti. Era la migliore, la più redditizia tra le società di servizi del Comune di Genova. Nel 1995 viene trasformata in S.p.A. e l'anno seguente quotata in borsa. Successivamente AMGA decide che i diversi rami di attività diventino società separate e nel 2000 nasce Genova Acque. Questa diventa nel 2006 Mediterranea delle Acque, assorbendo anche gli acquedotti Nicolai e De Ferrari Galliera. Nel 2010 l'assetto proprietario di Mediterranea delle Acque si consolida, come ancora oggi lo troviamo, su due proprietari. Iren con il 60% delle azioni, F2I con il restante 40%. Intanto vediamo che il settore dell'acqua è tuttora molto redditizio. Mediterranea delle Acque tra il 2010 e il 2012 ha realizzato 47,8 milioni di utili e ha distribuito 65 milioni di dividendi ai soci. Ma insomma, chi è Mediterranea delle Acque? Cosa contengono le due sigle proprietarie? Iren S.p.A., che detiene il 60% della proprietà di Mediterranea delle Acque, è una multi-utility quotata alla borsa italiana, alla quale fanno capo 5 società operative. A sua volta è posseduta per un 60% da enti pubblici, i comuni di Genova, Torino e quelli emiliani, Parma, Piacenza, Reggio. Mentre il restante capitale, 40%, è di proprietà di alcune banche e di numerosi investitori istituzionali, cioè società che hanno come attività esclusiva la gestione di denaro, fondi di investimento, fondi pensione, finanziarie ed altri. F2I, che possiede il restante 40% di Mediterranea delle Acque, invece è tutta finanza. Cassa depositi e prestiti, Unicredit, una banca d'affari americana, Merrill Lynch, Cariplo. Complessivamente, la componente finanziaria privata detiene il 64% delle azioni di Mediterranea delle Acque. Perciò, due terzi dei dividendi vanno alla finanza privata, un terzo agli enti pubblici. Vediamo il ponte di Cavassolo, opera pubblica costruita nel 600 dalla Repubblica di Genova per portare in città l'acqua del Bisagno. Sotto la diga del Brugneto, costruita negli anni 50 del 900 dal Comune di Genova, togliendo decine di milioni di metri cubi d'acqua al corso del Trebbia e all'agricoltura piacentina. Oggi noi non sappiamo che fare di una riserva d'acqua voluta per una città di 1 milione di abitanti, con Italsider che consumava 10 milioni di metri cubi. Invece, la Valtrebbia e l'agricoltura piacentina, a maggio, sono già in allarme siccità, mentre l'invaso è pieno fino all'orlo. Questo perché quell'acqua non è più pubblica, ma è di Iren, a cui è stata regalata per la misera cifra di 12 milioni di euro dal Comune di Genova nel 2003. La targa che leggete è stata apposta il 30 giugno 2013 nel corso di una manifestazione dei comitati dell'acqua di Genova e Piacenza per ricordare il 10° anniversario di quella pagina nera, le cui conseguenze però si protrarranno chissà quanto nel tempo. Si tratta qui di una valutazione effettuata nel 2010 dalla Corte dei Conti circa le operazioni di privatizzazione dei servizi pubblici fino ad allora realizzate. La Corte rileva che sono stati i costi crescenti dei servizi, quelli pagati dai cittadini, e non l'incremento di efficienza ad aver accresciuto gli utili delle aziende pubbliche privatizzate. Ecco, questo era il giudizio della Corte dei Conti, non di Serge Latouche o piuttosto che del Forum dei Beni Comuni. La Corte dei Conti dice appunto che non sono stati l'efficienza dei servizi a crescere gli utili, bensì l'aumento delle tariffe. Quindi, allora, vi ricordo ancora una volta gli sms che sono, potete mandarceli al 338-327-6350 e anche le mail a genovirus.live@libero.it. Abbiamo già una mail che vi leggiamo, è quella di Antonio, che ci dice: acqua ce n'è più di quanto ne serva, ne viene sprecata in quantità incredibile e chi la gestisce non ha nessun interesse a risparmiarla, ma ha solo interesse a venderne di più e non ripara impianti conduttore.
nessun bilancio sociale, nessun bilancio economico. Zero. Disefficienza del privato, non attenzione allo spreco delle risorse. Chi può rispondere a questo? Pino? Esperto d'acqua è Pino. Beh sì, in realtà non è una domanda, è una considerazione, una presa d'atto di quello che si capisce da questo, dalle slide che abbiamo fatto vedere. È vero, più che altro c'è indifferenza rispetto al consumo d'acqua, perché la legge garantisce comunque la copertura integrale dei costi e il profitto, prima garantiva anche un profitto, poi col referendum questo profitto non dovrebbe più esserci. E quindi non posso altro che confermare quello che dice Antonio. Ecco. Va bene, allora adesso noi abbiamo anche altre domande, ma vogliamo magari le leggiamo dopo che entriamo un pochettino più nei temi con l'altra parte della presentazione. Dunque, la seconda parte della presentazione invece ci fa conoscere un'altra importante azienda, che è quella appunto dei trasporti pubblici. Abbiamo parlato di Iren, adesso vediamo la seconda parte che parla appunto dei trasporti pubblici, poi ci risentiamo con altre mail e sms, magari rispondi Michela. L'altro caso di privatizzazione completa, poi risolta, è quello del trasporto pubblico urbano. Nel 1965 il Comune di Genova, già azionista di maggioranza della società UITE, Unione Italiana Tramvai Elettrici, ottiene il totale controllo e la trasforma in AMT, acronimo di Azienda Municipalizzata Trasporti. Era nel frattempo cominciata una profonda trasformazione dell'azienda, che porterà allo smantellamento di tutte le linee tranviarie sostituite con filovie, anche queste poi smantellate definitivamente negli anni 70, e con autolinee. Nel 1999, a seguito di nuove norme che impongono l'affidamento del servizio di trasporto pubblico tramite gara d'appalto, l'azienda viene trasformata, pur mantenendo l'acronimo AMT, che significa Azienda Mobilità e Trasporti, tornando ad essere una società per azioni, seppur controllata al 100% dal Comune di Genova, concessionaria del trasporto pubblico urbano. Nel 2004 i servizi di manutenzione dei mezzi e degli impianti passano alla nuova società AMI, Azienda Mobilità e Infrastrutture, anch'essa di proprietà del Comune di Genova, insieme alla proprietà delle autorimesse e delle officine di manutenzione e insieme all'immenso debito accumulato negli anni. Quindi nel 2005 il 41% di AMT, così ripulita, viene acquisito da TAG, a sua volta controllata per il 95% delle azioni della società francese Transdev. Nel 2008 AMI, che aveva intanto ceduto una cospicua parte del suo patrimonio immobiliare e strumentale a copertura dei debiti consolidati, viene posta in liquidazione, mentre Transdev restituisce le sue quote al Comune di Genova nel 2011. La società francese, che per qualche anno è stata socia di AMT, ci è costata cara. Per contratto ha ottenuto ogni anno milioni di euro di consulenze e quando se n'è andata ha riavuto l'intera cifra originariamente investita, oltre 20 milioni di euro. Questa privatizzazione si è perciò fermata al primo passo, la trasformazione dell'azienda municipalizzata in società per azioni. In assenza di una coerente azione a favore del trasporto pubblico, quando la priorità è invece data al trasporto motorizzato privato, a quattro e a due ruote, i risultati sono quelli che vediamo. Traffico caotico, aria inquinata, spostamenti a rallentatore. Il grafico mostra la quota di spostamenti coperta dal trasporto pubblico, meno del 7%. Ma forse l'ingresso di un socio privato nella gestione delle aziende pubbliche potrebbe migliorare le cose. Vediamo cosa dice la Corte di Giustizia Europea. Una sentenza lapidaria, non richiede commenti. Eccoci, allora, la Corte, cos'era là? Questa era? Corte di Giustizia Europea. Corte di Giustizia Europea, che ci dice in pratica che qualunque investimento di capitale privato in un'impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente da quelli di interesse pubblico. Questo dice. Allora, è arrivata un'altra domanda, risponde ancora Pino su questa, perché riguardante l'acqua.
Giuseppe non ha capito come abbiano fatto a distribuire più dividendi che utili. Come Mediterraneo delle acque. Sì, come hanno preso questi soldi per dividerli se non li hanno guadagnati? Questo ci chiede. In realtà non è che non li abbiano guadagnati. Quel dato si riferisce a 3 anni, 2010, 2011 e 2012. Quello che è stato preso è stato guadagnato in altri modi, in altri momenti. Cioè ogni azienda, diciamo, è immersa in un flusso continuo di entrate e di uscite, di crediti e di debiti. Mediterraneo delle Acque è una società relativamente prospera, ha risparmiato negli anni precedenti, ha accumulato delle riserve e una parte di queste riserve sono state anche ricavate dalla vendita delle azioni, e quindi da queste riserve sono stati presi questi soldi in più, che è una cifra piuttosto consistente. Naturalmente i soci hanno chiesto questa divisione di utili in più, proprio perché sapevano che c'era questo tesoretto e siccome ne avevano bisogno l'hanno imposto, perché essendo la totalità del capitale è chiaro che possono fare quello che vogliono. Noi eravamo venuti, abbiamo realizzato prima di tutto un documento che parlava di acqua, un documento che si intitola, un documentario, un'inchiesta che si intitola C'era una volta l'acqua pubblica, un bene in via di estinzione. Abbiamo anche raccolto alcune interviste alla ATO, che era l'assemblea dei sindaci dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Genova. Visto che siamo tornati sul tema dell'acqua, approfitterei ancora un attimo per farvi vedere quel pezzettino, se lo riesco a trovare, o se no andiamo avanti con la terza. Ecco, ce l'ho. Allora, in quell'occasione c'era un discorso della remunerazione del capitale investito. Vuoi anticipare un attimino di che cosa si trattava? La remunerazione del capitale investito nell'acqua, cosa consiste? Consiste nel fatto che l'acquedotto, insomma tutto il servizio idrico, usufruisce di una serie di impianti, di infrastrutture che hanno un valore e che sono state costruite nel tempo. Il capitale investito è tutto il valore accumulato dall'inizio fino ad oggi. Per l'ATO genovese sono circa il 400-500 milioni di euro questo capitale investito, quindi non è il capitale investito nell'anno o nell'anno precedente, ma è tutto lo stock di capitale esistente. La remunerazione era fissata al 7% di questo valore, quindi fate i conti voi, ogni anno sono circa 35 milioni, poi naturalmente dipende. Il referendum ha eliminato, esatto, ha abolito, esatto, questa parte. Esatto, e infatti su questo noi avevamo preso delle interviste a questa assemblea perché c'era stato un presidio dei comitati. Ve ne facciamo sentire un estratto, da questo documentario che portava anche le musiche originali in Creative Commons di Tonino Colucci, che ringraziamo. Vediamo questo filmato e poi continuiamo a discutere di questa proposta attraverso le mail e poi andando avanti anche con la presentazione. L'esito referendario del 2011 ha riaffermato il principio che l'acqua è un bene pubblico e non può costituire un profitto privato. Eppure l'acqua, come risorsa pubblicamente disponibile, rischia l'estinzione. Dovrebbe essere stabilito per legge, poi ci sono gli ambiti, c'è l'ATO, c'è la EGE, ci sono tanti strumenti per andare a ridurre questa capacità, a rallentarla. Si è recentemente svolta AATO, riunione dell'autorità costituita dai rappresentanti dei 67 comuni della provincia di Genova, facenti parte dell'ambito territoriale ottimale, cioè del territorio sul quale occorre organizzare il servizio idrico integrato. Siamo in pochi a fare un lavoro in mare, a guardarci i bilanci di 6 società. Eh sì, però alla fine siamo sempre gli stessi. Quindi, di fronte a un gestore che ha 100 persone ogni volta a preoccuparsi di vari argomenti, facciamo comunque il nostro lavoro con grande orgoglio e dignità e tutti gli anni ci guardiamo i bilanci di 6 società. 6, non una, di quella complessità.
I comitati per la ripubblicizzazione dell'acqua, dopo 2 anni di lotta, sono stati finalmente ammessi all'assemblea pubblica. Sì, siamo qui per vedere cosa perfetto. Fate, cosa ecco, vi stiamo dicendo che vogliamo ragionare tra di noi per stabilire quali sono le modalità per ascoltarvi e farvi partecipare. Hanno così potuto esprimere agli amministratori comunali l'inderogabile necessità di applicare la legge e di esercitare il diritto dei cittadini di detrarre i profitti dalla bolletta dell'acqua, forti anche delle ragioni di una sentenza del giudice di pace di Chiavari, vinta dalla cittadina Elisabetta, sola contro il gestore Idro Tiguglio. La giudice di pace di Chiavari ha garantito il rimborso dell'intero 22% ad Elisabetta. Noi siamo qua per sventare un tentativo di alcuni sindaci di presentare invece l'intenzione di garantire solo una piccolissima parte di questo 22%. Quindi loro mirano a dire: noi vi abbiamo rimborsati con un contentino che è un'elemosina, che non è neanche il 10% di quello che ci dovrebbero dare. Il nostro contributo è semplicemente, diciamo, di quasi essere ospiti, perché un piccolo comune l'importanza, diciamo, è quasi zero. Partecipiamo perché è necessario partecipare, però c'è quello, c'è il gigante che comanda e il nanetto che ascolta, ecco, almeno per me. Poi tutto sommato noi possiamo fare una piccola opera, che è quella di iniziare il cambiamento della gestione dell'acqua, sempre che i grandi vogliano seguirci in questa strada. Certamente noi piccoli non possiamo pensare come comuni di gestirle in house. Il mio comune ha un impiegato e nessun operaio. Gli elettori hanno scelto di votare 2 sì ai 2 quesiti, 1 contro le privatizzazioni di, guardate bene, tutti i servizi pubblici locali, non solo l'acqua ma anche i trasporti e i rifiuti, e 2 contro la cosiddetta remunerazione del capitale, che non è altro che il profitto sulla gestione del servizio idrico integrato. Eccoci, allora siamo di nuovo in diretta. Questa era l'assemblea di ATO con il presidio che ha fatto il comitato. I comitati alla fine sono stati ascoltati dall'assemblea e hanno ribadito quello che il referendum, insomma, diceva che era, diciamo, gli italiani si sono espressi per non privatizzare i servizi pubblici locali, in buona sostanza. Tutti. E voi avete anche presentato un esposto, giusto? Sì. Ecco, avete presentato due esposti. Sì, uno alla Procura della Repubblica e uno alla Procura della Corte dei Conti. Ah. Sì. Ok. Dimmi. Speriamo non diffonderci su questo argomento. Ah, ok. Però noi avevamo registrato con Giuseppe Oliva di Attac. Abbiamo registrato un intervento dopo questa presentazione di. Dopo questa presentazione dell'esposto di Luigi Guasco. Se sei d'accordo, lo vediamo un attimo e poi continuiamo con le email. Noi come Comitato dell'Acqua siamo stati costretti a una cosa che non ci fa piacere, perlomeno particolarmente piacere, essere costretti a ricorrere alla magistratura per vedere eseguiti quelle che sono le volontà del referendum, quindi la legalità. E in particolar modo ci dispiace per i sindaci, che sono, diciamo, la parte più in contraddizione rispetto al loro mandato istituzionale, che è quello di far rispettare la legalità e soprattutto in questo caso l'interesse pubblico. Però noi abbiamo dato da tempo tutta la disponibilità, le informazioni, siamo anche stati alle loro assemblee a spiegare quali sono, come dire, le particolarità per cui dovrebbero rifiutare e eseguire, diciamo, la volontà referendaria, ma non abbiamo mai avuto riscontri di fatto, se no alcune personali comprensioni, però non sono mai state, voglio dire, manifestate nelle istituzioni che erano, voglio dire, preposte ad eseguire questa volontà. Quindi siamo stati costretti a fare questa cosa qua. Particolarmente contraddittorio rispetto, appunto, a quello che dicevo prima, a quello che i sindaci sono ritenuti a fare proprio sulla questione dei distacchi, che è una clamorosa
dire, è inumana contraddizione rispetto, diciamo, anche a quello che i sindaci sono tenuti a fare, che è quello dell'igiene pubblica. Ecco. Quindi noi abbiamo dei distacchi che sono assolutamente illegali, sono addirittura l'ONU considera l'acqua come un bene, voglio dire, inalienabile, e invece vediamo in una maniera davvero brutale tagliare le utenze anche a condomini che pagano vengono coinvolti in questa ritorsione, anche i condomini che pagano regolarmente la bolletta. Questa è una cosa veramente particolarmente brutale che deve essere sanata, e non possiamo, voglio dire, accettare che si continui con questo metodo. Quindi c'erano i distacchi, quindi cosa succede? Cioè ti staccano l'acqua, perché i condomini che hanno scelto di non pagare la remunerazione del capitale investito, c'è una ritorsione? Sì. O anche quelli proprio morosi, per vari motivi, per motivi economici, perché c'è qualche condomino che non paga. Ma si può staccare l'acqua? Cioè l'acqua che uno poi cosa fa? Attualmente nel regolamento sì, si può staccare l'acqua. Bisogna mandare una raccomandata, dopo 20 giorni metteranno l'acqua, può staccare l'acqua, sì. Cioè quindi ti lasciano senza acqua? Ti lasciano senza acqua, di solito poi non lo fanno perché sarebbe facile, ma la legge lo prevede però? No, la legge, non c'è una legge su questo argomento. Ah, non c'è. Non c'è. Questa è una cosa importantissima. No, non c'è una legge perché è un rapporto privato. La bolletta non è un tributo. Quindi non c'è la questione. Se è privato, se non paghi, sì, ti stacco. Se è pubblico, forse allora qualche sarebbe, tutela di più. Sarebbe regolamentato, ma non è un tributo, è un contratto, quindi... Così. Questo è un po' anche una delle conseguenze delle privatizzazioni. Però vorrei anche dire questo: in realtà è regolamentato non da una legge, ma dagli accordi che vengono presi con l'ambito territoriale ottimale, cioè con la conferenza dei sindaci. E questo si concretizza nel regolamento. Quindi è un regolamento accettato dai sindaci il fatto che si possa staccare l'acqua. Per questo che noi poniamo la questione. Ma quindi presumibilmente se i sindaci dicessero non si può staccare l'acqua, certo. Non si può staccare l'acqua. Dipende da loro. Insomma, sindaci, dovete su questa cosa, io direi che non ci sono dubbi che l'acqua sia un diritto al di là della gestione privata. Questo è un po' il nocciolo delle questioni delle privatizzazioni. Una cosa che mi ha sempre un po' incuriosito è il fatto, no, che tutti i vari presidenti del Consiglio che sono susseguiti in questi ultimi mesi, quando si parla di privatizzazioni non lo fanno in Italia, vanno a farlo all'estero, cioè parlano di privatizzazioni ma parlano di privatizzazioni a New York, a Wall Street, negli Emirati Arabi. In pratica, se stanno dicendo qualcosa agli italiani, forse sarebbe meglio si rivolgessero agli italiani qui da noi, non c'è bisogno di andare là a dirlo. Ora io ho due teorie. Una è quella che se lo dicessero qua probabilmente succederebbe quello che è successo in consiglio comunale con il sindaco che viene coperto dalle proteste dei lavoratori, quindi c'è forse un minimo di paura nel dire queste cose. E l'altra è che sia nata una nuova concezione di comunicazione commerciale, quella internazionale, cioè e anche istituzionale, quindi un Presidente del Consiglio se ne va all'estero a vendere l'Italia in pratica. È così o no? Oh, sono stato troppo duro? Dimmi Michela, che non sei ancora intervenuta. Ma mi sembra che si dica abbastanza anche in Italia, sinceramente. Sì, era un po' provocatorio. Mi pare che sia all'ordine del giorno di tutte le diciamo notizie che riguardano sia la spending review sia gli accordi all'interno dell'Unione Europea relativamente agli equilibri di bilancio. Diciamo che i servizi pubblici, i servizi alla popolazione sono uno dei pochi prodotti ancora disponibili.
non abbiamo più molte cose da vendere, come si sa, la produzione a livello mondiale si è spostata altrove, quindi che cosa rimane? Rimane sicuramente tutto ciò di cui i cittadini hanno costantemente bisogno. Questi saranno beni che in ogni caso avranno un futuro certo, diciamo, e rappresentano quindi quasi una rendita, diciamo, sì, per chi li gestisce. In questo senso, purtroppo, il ragionamento appunto che ci muove, il ragionamento principale che ci muove è quello di riflettere se possono essere questi beni trattati come merci. Certo. È proprio il cuore del problema. Certo. Non mi sembra tanto che faccia una grande differenza se lo si vende in Italia come prodotto o lo si vende all'estero. Certo. Il concetto è che forse dobbiamo soprattutto mobilitarci perché questo non avvenga, perché questi non diventino beni vendibili. Ora, io su questo siamo d'accordo, c'è da distinguere i locali da quelli invece nazionali come servizi, quindi sui locali senz'altro c'è un referendum che comanda o dovrebbe comandare, su quelli nazionali evidentemente questo non c'è, questa regola, si può un pochettino svendere purtroppo questa Italia a livello nazionale, a livello locale l'unica difesa che si ha in pratica. Volevo dire che abbiamo ricevuto, dimenticavo di dire una cosa, però sui servizi per esempio dei trasporti locali, no? Non capisco quale sia l'appetibilità, visto che tra l'altro Genova è una città anche in calo demografico, quindi non so chi abbia questo interesse, il sindaco in realtà non ha parlato di privatizzazione, anzi durante quei 5 giorni di sciopero aveva affermato che non si trattava di privatizzare AMT, nel caso di AMT appunto, ma si trattava di esternalizzare alcuni servizi di periferia, no? Quindi non so adesso la differenza, forse è abbastanza, cioè chiaramente c'era un appalto, però anche con gli appalti non credo si recuperino crediti o si migliori, si risani il bilancio. A proposito di AMT, c'è una domanda per tutti e due di Luciano, dipendente di AMT. Sottolinea l'interesse a portare il servizio pubblico e i servizi pubblici a disposizione dell'economia, cioè c'è questo interesse, vabbè, chiaro. Per superare questa tendenza, dice, bisogna tenere conto nel caso di AMT del problema degli appalti, appunto. Nodo fondamentale della questione, appalto grosso di servizi e sistemi, per esempio della ditta privata di Scalise, che si occupa di manovra delle rimesse, di manutenzione spicciola e pulizia dei mezzi. Il servizio, per quanto pubblico, se perde pezzi di questo genere, si inserisce in una logica perdente, ci dice Luciano. In questo senso sono state fatte delle proposte per una valorizzazione del servizio, eliminazione degli appalti. Perché non decidere, un po' articolata questa domanda, perché non decidere di assumere quei lavoratori di lì, appunto, di questi servizi, metterli in pancia ad un ragionamento di rafforzamento pubblico, contrattando le situazioni? Questo avrebbe portato un risparmio consistente sull'ordine del milione, dice sempre lui, Luciano. Costo di questo tipo di ragionamento è prettamente sociale, economico e politico. Paghiamo dei soldi. Il servizio, per esempio, fa un altro esempio e dice: il servizio Volabus per l'aeroporto era fatto da MT ed è stato appaltato. Il giorno dopo l'appalto è aumentata la tariffa. Piuttosto che fare brutta figura aumentando il prezzo, si è preferito appaltarlo, così lo aumentano loro. Questo è un pezzo, lui dice, di AMT. Alcune linee collinari sono gestite da Scagnelli e Scoppio, e sono altri dettagli importanti. Chi vuole rispondere? Beh, sono parecchie questioni, mi sembra. Sì, c'è un po' articolata questa. Articolate, sì. Ma una cosa direi sull'appalto. Di per sé l'appalto di parti di servizio non è negativo in assoluto. È evidente che la variabile è che cosa stai appaltando, perché lo stai appaltando e come lo appalti. Quindi sono elementi di diciamo tipicamente gestionali sull'economicità o l'utilità di esternalizzare alcune parti,
una volta che evidentemente tu hai utilizzato appieno il personale che comunque hai già in carico, non in maniera diciamo supplettiva. Oltre a ciò vi sono modalità che sono più o meno trasparenti e poi vi sono soggetti che sono più o meno appaltabili, diciamo così. In questo paese sappiamo che sì. E anche nella nostra regione abbiamo vissuto collateralità non tanto ripetibili, sì. Diciamo. Mi sembra che poi siano casi diversi. In alcuni casi, per esempio, prendiamo quello del servizio Volabus, beh, lì c'è una perdita netta e secca di guadagno per la MT, quindi si può essere visto o come un favore fatto al privato o come una continuazione di quella politica che tende a mandare a bagno AMT per poi appunto venderla a qualcuno. Tu dicevi, chi è che la vuol comprare? In queste condizioni nessuno. È evidente che l'eventuale acquirente otterrà delle facilitazioni, il permesso di tagliare delle linee, eliminare dei lavoratori, insomma ottenere quelle condizioni che gli permetteranno di ricavare un guadagno. Teniamo conto che nessuna azienda di trasporti pubblici è in attivo. Ecco, spieghi bene questa cosa. È così, perché le spese superano di gran... è un po' come l'istruzione, come la sanità, cioè non è possibile che chi usufruisce del servizio paghi tutto il costo del servizio, verrebbe sì, un biglietto. Il solo costo del biglietto non copre mai assolutamente, l'intero... Assolutamente. Quindi è stato previsto che... È stato previsto che una quota consistente del costo viene coperta dallo Stato. In Italia è il 65%. E questo è ancora così? Non sì, è sì. Stato ancora. Spendi Review non ha toccato ancora questo? No. Quindi, voglio dire, ok. Non l'ha toccato, però ci sono diversi modi anche per eluderlo, perché per esempio nel 2012, no, nel 2013 c'è stata una diminuzione dei trasferimenti di 17-18 milioni. Ecco, questo ha contribuito a determinare il passivo di AMT. Ti interrompo un attimo, perché proprio su questo, se non ricordo male, abbiamo registrato delle video domande allo Zenzero quando avete presentato la proposta. C'è una domanda di Cecilia, ascoltiamola, e mi sembra che sia inerente il pareggio di bilancio, vediamo. Allora, il dubbio che mi è rimasto è l'obbligo del pareggio di bilancio. Allora, il primo punto è: questo obbligo di pareggio di bilancio deve essere per ogni singola azienda speciale? E quindi, se deve essere per ogni singola azienda speciale, come si raggiunge? Con le tariffe? Con i trasferimenti dal comune? Perché abbiamo visto, e qui si ritorna al discorso di prima, che sicuramente alcune aziende non potranno avere l'obbligo di bilancio, proprio perché tu non riesci con le tariffe. Quindi questa è un po' la domanda che io pongo, cioè come pensate di risolvere questo problema? In effetti abbiamo un po' anticipato quello che poi sarà la vostra proposta, che adesso presenteremo attraverso il filmato. L'alternativa alle aziende privatizzate, alle aziende partecipate, è l'azienda speciale, giusto? E quindi però voi avete previsto una proposta di queste aziende speciali, ma come è previsto il pareggio di bilancio? Come c'entra questo discorso di copertura da parte dello Stato? Certo. Prego. Rispondo io. Dunque, l'obbligo di pareggio di bilancio è una norma che riguarda la sana gestione di un'azienda, quindi non è di per sé nulla di orribile, anzi diciamo che uno dei grossi problemi è quello che in questi anni le aziende ex municipalizzate, le aziende locali, hanno macinato deficit, quindi hanno macinato bilanci che ogni anno accumulavano, perdevano diciamo linee di pareggio e andavano in rosso.
Ora, la composizione del pareggio di bilancio è diversa a seconda della natura giuridica delle aziende, qui non vorrei andare troppo in tecnicismi che poi ci complicano la vita, però diciamo che per un certo tipo di aziende pubbliche, cioè le aziende speciali, l'obbligo di il pareggio di bilancio è raggiungibile con ricavi da tariffe, ricavi da servizi, da vendita di servizi e trasferimenti, inclusi trasferimenti. Al contrario, per esempio, le aziende pubbliche in-house, quindi aziende pubbliche che operano esclusivamente per l'ente locale o l'ente territoriale dal quale sono state costituite, hanno obbligo di pareggio di bilancio e all'interno di questo obbligo non rientrano i trasferimenti. Quindi diciamo il pareggio di bilancio in questo tipo di situazione ha vincoli ancora più stringenti, diciamo. Ok, vuoi aggiungere qualcosa, Pino, oppure andiamo avanti? Sì, andiamo avanti. Andiamo avanti con la terza parte, che parla un po' dell'intreccio appunto che c'è tra l'istituzionale e il privato, per poi passare alla quarta, ma ne parliamo dopo, che poi la quarta effettivamente è la proposta che fate voi. Adesso cerco di trovare il pezzo. Vi ricordo ancora una volta gli sms, lo vedete scritto in sovrappressione, 338 327 6350, e la nostra mail che è genovirus.live@libero.it. Ci vediamo la terza parte della presentazione, poi rientriamo per altre domande. Sono numerose le aziende che compongono il panorama dei servizi urbani genovesi, molte di queste disastrate ancorché trasformate in società di capitale, perciò avviate sulla strada della privatizzazione. A parte l'acqua, il Comune di Genova ha ancora la possibilità di cambiare il percorso che ci ha portato in questa situazione. Infatti, il gruppo Comune si compone di una molteplicità di soggetti e la civica amministrazione di Genova ha ancora nella sua completa disponibilità le aziende che gestiscono i rifiuti, Amiu S.p.A., il trasporto pubblico, AMT S.p.A., la manutenzione dei parchi, delle strade e l'illuminazione pubblica, Aster S.p.A. La società Sporting Genova S.p.A. è stata invece posta in liquidazione nel 2010. Altre società a proprietà comunale, ossia Bagni, Bagni Marina S.r.l., Farmacie, Farmacie Genovesi S.p.A., l'azienda Servizi Funebri ASEF S.r.l., Genova Parcheggi S.p.A., Job Center S.r.l., Società per il Patrimonio Immobiliare S.p.i.m. S.p.A. La delibera presentata dalla Giunta al Consiglio Comunale il 17 luglio 2013 era esplicitamente orientata alla privatizzazione di 5 società. La forte opposizione dei lavoratori delle aziende, della cittadinanza e di una parte del Consiglio Comunale hanno provocato il rinvio del voto finale di 4 mesi. Ma vediamo insieme cosa dice, in sintesi, la delibera infine approvata. Bagni Marina e Farmacie. Queste aziende potranno essere cedute in assenza di equilibrio economico-patrimoniale nel medio periodo. Amiu. Si ipotizza di poter acquisire un socio privato, mantenendo la maggioranza in capo al Comune, per mettere l'azienda in condizioni di competere sul mercato e di operare non soltanto a servizio della città. Aster. È richiesta all'azienda la predisposizione di un piano industriale entro dicembre 2013. AMT. Si richiede la redazione di piano finanziario e strategico in funzione degli adempimenti derivanti dalla legge sul trasporto pubblico locale e dall'avvento della città metropolitana. Tutte devono definire un protocollo di mobilità del personale tra le società del gruppo, identificare i propri stakeholders, portatori di interesse, ed elaborare le modalità per la concreta partecipazione di questi al processo di controllo del servizio, determinazione qualità, verifica e monitoraggio. Nella versione definitiva della delibera non ci sono più le previsioni di vendita di azioni di AMT e Aster, ma per AMT la valutazione è già stata fatta. La situazione economica è insostenibile, il problema si ripresenterà a breve. È prevista invece la vendita di una quota di Amiu, il boccone pregiato che interessa molto a Iren. La privatizzazione delle aziende pubbliche è un percorso a tappe, di cui la trasformazione in società di capitale, regolate dal diritto privato, è il primo passo.
E nel nostro caso questo è già stato compiuto da molto tempo. Stiamo perciò rotolando lungo un piano inclinato che conduce il patrimonio pubblico nella direzione del privato. Per comprendere meglio le conseguenze della cessione dei servizi pubblici locali, esaminiamo un attimo i risultati operativi dell'unica azienda che ha completato il processo di privatizzazione, Mediterranea delle Acque. Come abbiamo già detto, nel triennio 2010-2012 Mediterranea delle Acque ha conferito ai soci dividendi di oltre 17 milioni di euro eccedenti gli utili. 42 dei 65 milioni distribuiti sono andati a società finanziarie. Contemporaneamente la società non ha effettuato investimenti congrui per l'efficientamento del servizio, né per la riduzione del consumo di acqua. Le perdite idriche, indicatore dello stato di manutenzione delle infrastrutture, sono nello stesso periodo aumentate. È evidente come questo modello funzioni a senso unico. Grazie alla privatizzazione di un bene comune indispensabile, l'acqua, si realizza un continuo trasferimento di denaro dal territorio alla finanza. Questa società gestisce di fatto una rendita sicura, il servizio idrico alle popolazioni, ottenuta grazie all'influenza politica. Finanza e politica sono così intrecciate da non potersi più distinguere in un sistema di porte girevoli che vede le stesse persone passare da un ruolo all'altro senza soluzione di continuità. Eccoci, senza soluzione di continuità, mi dispiaceva il discorso delle porte girevoli, no? Che appunto politici e azionisti possono essere la stessa cosa, perché se io mi compro delle azioni e sono nello stesso tempo delle funzioni pubbliche, o no? Sì, non è questo. Beh, sì, però, non è questo il punto. Qui non parliamo di proprietà, parliamo di amministratori. Che è un ruolo da professionisti che vengono retribuiti per svolgere una determinata funzione, no? Una cosa diversa. La proprietà rimane un po' nell'ombra, rimane dietro rispetto alla gestione delle aziende. È proprio la caratteristica del capitalismo, non di oggi, ma già da parecchio tempo, in cui la proprietà e la gestione sono separate. Ora, quello che avviene è proprio questo intreccio tra politica e finanza, tra politica e gestione dell'economia, perché oggi i soldi si fanno non, anche con l'impresa naturalmente, ma soprattutto attraverso rendite di posizione e attraverso l'uso dell'influenza politica. E reciprocamente il potere politico si alimenta con le risorse che vengono dall'economia, dal mondo dell'economia. C'è proprio un'unione fra queste due sfere, anche se si mantengono distinte poi. Assolutamente. Abbiamo una videodomanda, la videodomanda di Roberto. Allora, sono Roberto, volevo chiedere la differenza tra un'azienda SPA in house e un'azienda speciale, tenendo conto che sono tutte e due del comune. Allora, la differenza tra un'azienda in house e un'azienda speciale, che poi presenteremo l'ultimo pezzo, la proposta, ci sarà il discorso delle aziende speciali. Chi vuole rispondere? Vado io? Sì. Beh, anche qui cercando di non entrare troppo nel tecnico, provo a dire tre cose che differenziano questi due soggetti, che come diceva giustamente Roberto, mi pare, sì, Roberto. Sono entrambe di proprietà pubblica, al 100% di proprietà nel caso del comune di Genova. Allora, la prima differenza ha a che fare con la natura giuridica, cioè la società in house è un ente di diritto privato, è una società di diritto privato, è gestita all'interno del diritto privato dal punto di vista della personalità giuridica, mentre un'azienda speciale è un ente pubblico economico, quindi rimane nell'ambito del diritto pubblico. Questo ha tutta una serie di conseguenze nelle quali appunto non entrerei, ma sono due mondi differenti dal punto di vista del diritto.
Ci sono poi altre due differenze importanti che hanno a che fare con il pareggio di bilancio, e abbiamo già detto la necessità, diciamo, di poter conteggiare o non conteggiare dentro il bilancio i trasferimenti pubblici, la possibilità di conseguire il pareggio con o senza trasferimenti pubblici rispettivamente per l'azienda speciale e l'azienda in house, per capitali in house. Il terzo elemento è sul ripiano di perdite. In caso di perdite ci sono due regimi estremamente diversi, perché un'azienda speciale diventa, essendo appunto un'articolazione, un ente strumentale dell'ente locale, può essere soccorsa, diciamo così, ripianata con denaro pubblico. Un'azienda in house non ha questa possibilità, quindi deve come dire, cavarsela da sola, ovviamente essendo nell'ambito del diritto societario, a seconda delle quote, essendo una società a responsabilità limitata piuttosto che un SPA, a seconda delle quote possedute ciascun socio è tenuto a supplire, diciamo, ad eventuali perdite. Per il resto, diciamo, non vi sono sostanziali differenze fra una società e l'altra. Non so se sono stata troppo è stata perfetta. Noiosa. No. Allora, senti, adesso io direi che ci vediamo l'ultima parte, che è proprio la proposta del fondo. Oh, volevi aggiungere qualcosa, Pino, scusa? No, io direi, se fossi nei panni di uno spettatore, adesso mi domanderei, ma allora perché vogliono, cioè in tutta Italia hanno voluto fare questo passaggio da azienda speciale a società per azioni, no? A società per azioni anche così col 100%, perché il comune di Genova, per esempio, dove erano tutte municipalizzate o anche aziende speciali, ha voluto trasformarle in società per azioni, visto che sembrerebbe che la differenza non sia poi così sostanziale. Ecco, mi domanderei questo. La risposta lasciamo agli spettatori. Semmai ne rispondiamo un'altra volta o in un'altra. Beh, l'interpretazione è abbastanza, no, intuitiva, diciamo così. È una bella domanda. Vediamo se arriviamo a stimolare l'interesse. Va bene. Allora, facciamo così. Vediamoci il. Oh, ho fatto un disastro, scusate. Vediamoci la quarta parte, che riguarda proprio le proposte del forum dei beni comuni per quanto riguarda appunto le partecipate, e loro propongono le aziende speciali. Sì, proponiamo di mantenere saldamente pubbliche le gestioni che hanno a che fare con i beni comuni e quindi tornare indietro per i cittadini. Quindi tornare indietro? Non necessariamente tornare indietro, diciamo non andare avanti, non andare avanti su una strada intrapresa. Benissimo. Poi ci torneremo. Ok, intanto vediamo la quarta e poi facciamo le nostre dovute conclusioni. Mm-hmm. Bisogna cambiare nella direzione di un modello di sviluppo che sia sostenibile a livello locale e globale. Vi sono ragioni di ordine ambientale, l'impronta ecologica del nostro paese e più in generale del pianeta Terra, e di ordine sociale, l'impoverimento di ampi strati di popolazione e la crescente disuguaglianza testimoniata anche dai recenti dati Istat. Oggi in Italia il 10% delle famiglie possiede quasi il 50% del patrimonio complessivo. Bisogna cambiare, cambiare profondamente. Ma come? In sintesi, per modificare la direzione di scorrimento del piano inclinato, proponiamo che le società di capitale vengano ritrasformate in enti di diritto pubblico, aziende speciali o aziende speciali consortili, e indirizzate a una gestione integrata, trasparente, partecipativa dei servizi pubblici. Per la realizzazione di questa inversione di rotta è richiesta una molteplicità di azione da parte di diversi soggetti. Perché si è pensato all'azienda speciale? In primo luogo è un ente strumentale, cioè persegue i fini dell'ente, degli enti locali o territoriali che l'hanno costituita, nel caso dei servizi pubblici il benessere dei cittadini. Deve quindi attuare le linee di indirizzo approvate in sede politica ed è sottoposta al controllo pubblico.
giuridicamente è un soggetto autonomo, dotato di capitale proprio non frazionabile. Infine, nella sua autonomia imprenditoriale deve produrre efficienza per conseguire il pareggio di bilancio, ma non è orientata al profitto. Non pensiamo che l'azienda speciale rappresenti la soluzione, ma solo che possa permettere la soluzione. Infatti, questa forma giuridica e gestionale apre lo spazio per forme di partecipazione di lavoratori e cittadini, non già alla gestione ordinaria, ma alla condivisione delle scelte politiche, definizione degli indirizzi strategici, verifica e monitoraggio della qualità dei servizi. Non stiamo qui proponendo forme di cogestione, ma di partecipazione correttamente intesa, partecipazione alle decisioni strategiche. A differenza del modello acqua, unidirezionale dal territorio alla finanza, la gestione pubblica dei servizi locali agisce in maniera coordinata e integrata, a vantaggio del territorio, dell'ambiente e di un benessere diffuso. Le risorse prodotte dal territorio ritornano adesso sotto forma di investimenti nella qualificazione dei servizi. Il sistema istituzionale e la cittadinanza collaborano stabilmente con le aziende pubbliche ai diversi livelli territoriali, sia in funzione dell'equità, tariffe, sia nella determinazione della qualità dei servizi, controlli. L'efficacia di questo meccanismo dipende moltissimo dall'attivazione della popolazione. Fattore decisivo di cambiamento sono la trasparenza e la partecipazione. Indichiamo qui soltanto alcuni punti rilevanti, ma soprattutto utili a chiarire cosa intendiamo concretamente per partecipazione, senza tuttavia dimenticare la necessità di una forte mobilitazione popolare. Infatti, anche se si scrivessero le regole migliori del mondo, non si produce innovazione se non attraverso una costante attenzione e sollecitazione critica. Per dirlo con una metafora, sarebbe come una barca a vela in assenza di vento. Resterebbe ferma, con le sue magnifiche vele vuote. Quindi, mettiamoci al lavoro, perché tutto questo è ancora da fare. Ok, quindi ci dobbiamo mettere al lavoro. Sì. Allora, questa era la proposta del Forum dei Beni Comuni. Vuoi aggiungere qualcosa, Pino, su questa proposta? Sì, volevo dire che questa proposta vuole andare avanti, non vuole né fermare né tornare indietro, perché il mondo cambia, ci sono situazioni nuove, situazioni diverse, esigenze diverse, sicuramente bisogna cambiare. La nostra non è una proposta di conservazione o addirittura di tornare a un passato che non rimpiangiamo, ma è una proposta che guarda in avanti. Le cose che abbiamo visto, anche con la slide, con quella barchetta disegnata, colorata, che andava a sbattere contro uno scoglio, che era nella direzione di uno scoglio, ha citato una serie di dati che sono solo alcuni di quelli che si potrebbero citare, che dimostrano come la situazione è insostenibile per ragioni ambientali, per ragioni di giustizia sociale e per tante altre cose che tutti i cittadini, tutte le persone che mi stanno ascoltando, che ci stanno ascoltando, sicuramente hanno ben presente. Quindi bisogna cambiare, ma il cambiamento proposto con le privatizzazioni non è un cambiamento, vuol dire continuare come abbiamo fatto finora, vuol dire continuare sulla strada che ci ha portato in questa situazione. Quindi un vero cambiamento è quello che occorre. È 20 anni che si fanno riforme, no? È 20 anni che sono cambiamenti, privatizzazioni, questo e quell'altro, e che siamo qua, no? Vuol dire che è importante capire che cosa, i contenuti di queste riforme che vanno fatte. Quello che noi proponiamo è l'azienda speciale. Allora la domanda è: l'azienda speciale è la soluzione? No. Noi diciamo l'azienda speciale di per sé non è la soluzione. L'azienda speciale è una parte della soluzione, perché queste municipalizzate sono state anche alcune di esse aziende speciali e il pubblico ha una serie di problematiche, non va né demonizzato ma neppure idealizzato, e abbiamo visto prima, parlando di economia e politica, che c'è un intreccio molto stretto ormai tra queste due sfere. Quindi il pubblico e il privato vanno superati entrambi nella gestione dei servizi pubblici. Come si fa? Quello che noi proponiamo è
una gestione che si basa come aziende sull'azienda speciale, appunto, che è un ente di diritto pubblico. Quindi mantenere la proprietà pubblica in capo a un ente che può essere il comune, la regione o lo Stato. Noi stiamo parlando adesso di enti locali, di servizi pubblici locali, quindi parliamo di comune. E questo è un punto fondamentale. Poi però ci deve essere un cambiamento culturale profondo. È necessario che anche il sistema politico deve cambiare, perché oggi il problema sta lì, sta nel problema nel sistema politico, sta le manchevolezze del servizio pubblico e della gestione pubblica derivano da problemi e che sono interni al sistema politico. È questo che deve cambiare, e perché questo cambi bisogna che ci sia informazione da parte dei cittadini e partecipazione da parte dei cittadini. Noi lì facciamo una serie di proposte. Prima di tutto togliere, oltre all'azienda speciale, prima di tutto togliere le mani dei partiti sulle aziende. Questo è un passaggio fondamentale. Lì facciamo un esempio di come si può fare, no? Nelle slide che avete visto, non mi ci soffermo. Poi una attiva partecipazione, controllo dei cittadini. È ovvio che non saranno mai tutti i cittadini che si occupano di queste cose, sarà sempre una parte, no? Una parte di cittadinanza attiva che si muove, che si mobilita, una parte più o meno grande, speriamo molto grande. Però perché questo avvenga è necessario che ci sia una informazione precisa, onesta, completa, facilmente accessibile. Occorrono quindi tutta una serie di condizioni. Un'altra cosa importante da dire è che ci sono le aziende e c'è il servizio pubblico. Il servizio pubblico è una questione di territorialità, di territorio. Quindi la partecipazione è a diversi livelli, non nella gestione, ma negli indirizzi dell'azienda, non nella gestione. Questo è importante, perché la gestione è chiaramente è opera dei tecnici, di chi ci lavora, degli amministratori e così via. Però negli indirizzi delle aziende, da una parte, e nel servizio, negli orientamenti che deve avere il servizio pubblico, dall'altra. Mi sembra di aver parlato abbastanza su questo argomento. Volevo dire una cosa a proposito di partecipazione. Abbiamo una videodomanda. Buongiorno, io sono Sergio. Dunque, io vorrei prima di tutto portare l'attenzione sulla partecipazione e sull'informazione, che poi è la trasparenza. Quando noi facciamo delle regole dobbiamo però anche avere bene in mente come poter poi esercitare il nostro diritto all'informazione, quindi il nostro diritto alla partecipazione attraverso la trasparenza. Ecco, se noi poi per esempio andiamo dai enti locali, la pubblica amministrazione, qualcosa del genere, facciamo delle domande, chiediamo dei dati o qualunque altra cosa, ci viene talvolta risposto che è riservato, che non si può. E talvolta anche la famosa privacy, ecco. Allora bisognerebbe trovare un modo come rendere effettivo questo diritto senza poi fornire l'alibi a questi signori, dire la trasparenza, l'alibi, eccetera, eccetera. Allora, la partecipazione. Sì, l'ho già detto praticamente, sì, sì. Nelle cose che ho detto prima, la trasparenza, parliamo di trasparenza della pubblica amministrazione. È fondamentale, è anche un diritto, ci sono anche parecchie disposizioni di legge che obbligano a questo. C'è una direttiva europea sulla partecipazione? Certo, sulla trasparenza. Sì, anche sulla partecipazione. Sì. Quindi bisogna rendere effettivi questi percorsi partecipativi. Dipende, è il discorso del vento e della vela. Esatto, perché, certo. Se non c'è la spinta da parte delle persone interessate, che sono i cittadini. Certo. Bene, allora, fatto un disastro? No. Allora, rispondiamo a questa domanda, che è marittima, mi piaceva.
sono i marinai che rovinano il porto, ci chiede Piero. Il personale di MT in esubero, qui fa questa premessa, no? Dice: sono i marinai che rovinano il porto. Poi dice: il personale di MT in esubero pesa sul bilancio economico e il comune deve mettere milioni di euro per pareggiare il bilancio dell'azienda. Così si giustifica la privatizzazione. Non è una questione solo ideologica. Possiamo dire che bisogna investire nei servizi pubblici, ma che devono funzionare in maniera efficiente. Finora non hanno funzionato in maniera efficiente. Michela? No. No. Sì. Rimaniamo nel marittimo e diciamo che se i marinai rovinano il porto, il pesce puzza dalla testa. Bella questa. Cioè, restiamo nel mare e effettivamente non si può certamente, cioè, tutti quanti siamo molto o poco insoddisfatti del funzionamento di questi servizi. Abbiamo sperimentato ogni genere di delusione dal punto di vista delle gestioni che si sono avvicendate sia a livello politico sia a livello direzionale, e questo sistema delle porte girevoli di cui già parlavamo prima, che ha visto sistemi misti di clientele, di assunzioni, di nomine che si sono intrecciate per anni, sicuramente ha condotto a questa situazione, altrettanto diciamo di quel po' di grasso che è collato dalle tavole, oggettivamente, perché credo che uno dei problemi, questo è un problema del nostro paese, ritengo, tutti quanti, chi più chi meno, hanno usufruito un minimo, no? Di un po' di furbizia nazionale, un po' di abitudine, diciamo, ad arrangiarsi. È evidente che però la quota di responsabilità di chi dirige aziende, di chi dirige servizi pubblici, non deve essere solo proporzionale allo stipendio, come in questi giorni si discute in modo anche talvolta veramente grottesco, penso alle ferrovie, tanto per non fare esempi. Allora io dico sì, diciamo che anche i marinai fanno parte del porto, questo credo che sia giusto riconoscerlo, e si dovrà trovare un modo per efficientare anche quello che in questi anni non è stato efficiente sotto questo profilo, cioè le aziende devono restituire servizi ai cittadini, le aziende sono per i cittadini, non solo per i lavoratori, ma i lavoratori non sono certamente il problema delle aziende, certo. Questo vorrei dire. Va bene, direi che siamo giunti a conclusione. Vorrei ringraziare prima di tutto voi, che il Forum dei Beni Comuni è il Circolo Arci Zenzero, nella persona di Michela Costa e Pino Cosentino, per averci portato questa proposta e averla potuta proporre al pubblico, al nostro pubblico. E vorrei ringraziare anche Guido Lattanzio, che è stato ribattizzato The Voice. Sentite, lui qui aveva mangiato un po' pesante, però poi diciamo ha fatto altre cose, ha permesso la realizzazione di questo speech, di questa presentazione. E poi vorrei ringraziare il comitato di redazione che è nato, perché tu ne fai parte, lo diciamo, il comitato di redazione che è nato di questa trasmissione, pam pam pam, segnale d'urgenza. Quindi ringraziando anche, dobbiamo farlo doverosamente, Giuseppe Oliva di Attac, Giovanna Profumo, Giacomo Grappiolo, Aurora Mangano, e chi mi sono dimenticato? Pino Cosentino che è qui con noi, ma è chiaro. La settimana prossima. Ah, ecco, attenzione, la settimana prossima ci sarà, andremo a... dove andiamo la prossima settimana? Andiamo, siamo qua, mercoledì prossimo, siamo qua e saremo qua con Marco Bersani di Attac, che ci parlerà di un sacco di cose. Attac, vogliamo ricordare, Attac, acronimo di?
associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e l'aiuto ai cittadini. E l'aiuto ai cittadini. E noi speriamo di aiutarli i cittadini con queste iniziative. Ci vediamo mercoledì prossimo alle ore 9, sempre qui pam pam pam, con Marco Bersani. Mi raccomando, quindi, il titolo di questa trasmissione, in cui ringraziamo ancora una volta Giovanna per questa intuizione, che appunto si intitolava Partecipate. E quindi noi vi diamo la buonanotte dicendovi appunto che partecipate, partecipate, mi raccomando.